Movimenti,
o la danza? Rispose che non mi dovevo immaginare che ogni membro singolarmente venisse fissato e tirato dal macchinista nei diversi momenti della danza. Ogni movimento ha un centro di gravità. Basta governare quel centro nell'interno della figura. Le membra, che non sono altro che pennoli, seguono, senz'altro soccorso, in maniera affatto meccanica, da sé. Aggiunse che questo movimento è molto semplice. Ogni volta che il centro di gravità è mosso in linea retta, le membra descrivono già delle curve e sovente, anche scossa in maniera affatto casuale, tutta la figura si mette già in una specie di movimento ritmico. Simile alla danza. Jede Bewegung, sagte er, hätte einen Schwerpunkt. Es genüge diesen im Innersten der Figur zu regieren, die
Gliedmaßen, welche nicht als Hände wären, folgten, ohne Zutun, auf eine mechanische Weise. Movimento ha un centro di gravità. Basta governare quel centro all'interno della figura. Questa osservazione mi parve anzitutto gettare qualche luce sul piacere che gli aveva affermato di provare al teatro di marionette. Intanto io però non presagivo ancora lontanamente le conseguenze che ne avrebbe ricavato più tardi. Chiesi se credesse che il macchinista che governa le marionette dovesse lui medesimo essere un danzatore o avere almeno un concetto del bello nella danza. Replicò: se un'impresa è facile dal suo lato meccanico, non se ne deve però dedurre che possa essere condotta senza alcuna sensibilità.